qua ha inizio esattamente il sesto atto. Questa finalmente è un'ambientazione alla The Last of Us. Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Sempre pacato, Joel. Sì, lo so che non è in buoni rapporti col fratello, però non trattarlo così. Buono. Il diavolo. Questo è utilissimo, soprattutto dalla distanza. Alcol, yes. Allora, io mi fabbrico il kit medico. Tanto confido nel fatto che prima del prossimo scontro seguiamo il fiume. Ci porti... troviamo delle altre boccette. Mancano tre quarti di boccetta, dai. Ce la puoi fare ad aiutarmi, dai. Confido in te. Cos'è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tom. Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguardo a cosa? Tom mi vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che sono venuto alle luci. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tom. Com'è andata l'ultima volta che l'ho vista? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Addirittura. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Beh, uno senza più aiuto, raggiungeremo. Andiamo avanti. Ok, più là di qui non posso andare. Il che mi sembra anche onesto, sennò tipo morirei per niente. Qua non ci sta niente, giusto ragazzi? Mi raccomando, ispezionate ogni angolo, lo dico sempre. Piuttosto stateci 10 minuti in più, ma ispezionate ogni pelo che c'è. Davvero, lo dico per voi. Perché poi arrivate in certi punti e mi manca le molotov, mi mancano le bombe, mi mancano i kit medici. E siete un po', come si dice, no? Fottuti. Si può dire sì e si dice. Lì è una centrale idroelettrica. Una centrale idrocosa? Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Si infila l'acqua nel culo. Ok. Poi la scureggia a mo' di bollicine e produce energia, va bene? Spiegata così? Allora, andiamo su. Coltello per forza qui. Sì. Va bene. Minchia, un coltello intero ci vuole. Che brutto. Tiratori, munizioni. Robe varie. Ok, molotov siamo a posto. C'è da fare anche un coltello. Costruito. Così ci riprendiamo le forbici o lame, chiamatele come volete. Esplosivi siamo a posto, possiamo anche uscire, dai. Alla fine il coltello ce l'ho riguadagnato e anche bene. Anyway, in senso antiorario. Dai, un ultimo sforzo. Buono. Qua non c'è niente, no? E allora ci tuffiamo.
Dai. Vai. Risali. Fammi controllare un secondo, giusto per essere sicuro che non ci sia niente, ma non credo che ci sia qualcosa, sinceramente. Infatti c'è solo merda. È morte se non risalgo subito, quindi risali, coglione grande. Okay. Che bella colorazione, adoro. Lo so, devo salire sulla piattaforma. Beh, allora perché non lo fai? Senza lamentarti. Aspetta che vado di qua. Dai, perché gira. Tanto dovrò sicuramente attraversare, perché non è buono a usare la zattera come slancio per salire sul muretto. Fai attenzione quando ci passi su. No, tranqui. Sì. Qua. Se mi ci hai fatto cascare vuol dire che devo raccogliere qualcosa. Devo. In realtà posso raccogliere qualcosa. Vedo già del nastro, tipo. Sì. Delle forbici, buono. Oh no. Dovrebbe essere così piccola. Ma ho scordato di mettergli quella stupida roba sulla tomba. Cosa me ne faccio? Cosa? Voglio parlarne. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Solo che... Non ha tutti i torti, però... Hai ragione. Io sono convinto che lui non voglia parlare di queste cose perché non vuole parlare di Sara. Il che avrebbe anche assai senso. Qua sopra cosa mi offri? Cazzo. Cazzo in culo. Ah, ho una fame. Lo so, anch'io. Giuro che sparo al prossimo scoiato. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Beh, se muoio di fame sarà colpa tua. Penso che ci siano diverse ragioni per morire in questo momento, e la fame sia proprio l'ultima, tesoro. Entriamo? No, non stiamo qua se vuoi. Dobbiamo attraversare la centrale. Un attimo. Dice bianco vuol dire che ho la torcia accesa. Bacino idrico della diga della contea di Jackson, servizi forestali federali. Proprietà del governo, vietato l'accesso ai veicoli non autorizzati. Make sense. Una mappa da rubare fa comodo. Ok. Soprattutto nel secondo capitolo saranno utilissime le mappe. Qua tante e tanto sono fatte un po' così alla carlona. Però poi capirete nel secondo, quando lo giocheremo, che sono molto importanti. Molto molto importanti. Qua dentro cosa mi fai trovare? Niente. Bellissimo, grazie. Però perché non posso saltarci dentro? Che palle. Va bene, cazzin. Non azzardarti a prendere l'arma e dia la ragazza di buttarsi. Ellie, dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi.
Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa, li conosci? Conosco lui. È mio fratello. Di mio fratello. Tommy. Porca troia. Come stai, fratellino? Cristo santo. Angel. Fatti guardare. Cazzo, se sei vecchio. Ehi, succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora? Non promette bene, sta qui. Non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? La figa. Lo sai. Storia. Ovviamente lo va a chiedere a lei. Sì. Hai fame? Sto morendo. Falso allarme! Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. Ma non vi ho attaccati. Qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle... Ma non siamo a Jackson? Abbiamo l'elettricità, Joel. O meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui! Scusate, torno subito. Posso? Sì, certo. No. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Ma hai cavalcato uno? Veramente sì. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Quando sei andata a cavallo? Gli tocca la criniera, ok. Un soldato mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Sì, sì, vedrai che giro che ci fa. Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Giro. Emozionante. Che bello. Mi commuovo. Earl. Sì? Che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Però donna con le palle, Andiamo. Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Brutta, brutta scelta. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana. Promette bene, quindi. Cosa offri qui? Un cazzo? Un cazzo. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. Sana. No, grazie. Sicuro, cioè? Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy. Anche no. Ho bisogno di parlarti. In privato. Ma più privato di questo? Sì. Ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Se la sta già facendo addosso, Tommy, si vede. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta.
10 integratori, siamo a 30. Ok, dai. Non è tanto lontana la bellissima modalità di ascolto a livello 3. Buono. Tanto siamo al completo. Godo. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Ma noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno... Spariamo. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale funziona. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Ma il mondo in cui viviamo. Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Non dovevi dirlo. Scegli con cura le tue prossime parole. Vedo dell'alcol e delle bende. Mi fa pensare alla Molotov. Chissà perché. Questi due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Oh. Adesso però l'alcol a fiumi. Niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti, devono solo... Lui c'ha questo... Non c'è fretta. Mouse e tastiera senza mouse. E su cosa scrive non si sa. Tutti i monitor spenti. Molto utile. Ah, ok. Bombe. Ah, ok, adesso ho capito a cosa servono queste istruzioni. Ho capito. Questi fogli sbrindellosi. Ho capito. Bene, al lavoro. Servono a migliorare le armi. Ecco perché il coltello è livello 3. ...120 ingranaggi. Abbiamo trovato il diavolo. Shorty che dice? Diffusione. Ah! Bullshit. Voglio passare un attimo alle armi lunghe, scusate. Ok. Togliamogli un po' di rinculo. A questo punto... La velocità di fuoco e ci siamo. Anche perché con 10 non credo di poter fare tanto. Penso proprio nulla. Appunto, vabbè. Ora ci siamo. Breve ma intenso. A sinistra, attenzione! Ok, bene, abbassala, lentamente. Bene, va bene. Tommy è arrivato, siamo pronti? Dai, attaccatela. Secondo! Ok, pronti? Pronti? Avanti, vai! Ci siamo! E vai! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ottimo lavoro, ragazzi! Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia? Hai visto? Ma buone notizie, ragazzi. Mi sa che ce ne saranno poche a breve. Devi 2 milioni di dollari. Cosa? Ok, Joel. Molto simpatico. C-
con 2 milioni di dollari, ragazzi, cioè, costruisciti una casa in cima a una montagna, recintala. E hanno una seconda possibilità. E vaffanculo. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Ma racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente, neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio, potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che è mi vero, chiedi non è più un membro delle luci lui. Sto dai. Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Beh, forse. Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Forse, sai. Non lasciamoli entrare nell'edificio! Non è l'arma adatta in questo momento. Però questa può esserlo. Minchia! Potenziamento tostissimo. Non me l'aspettavo. Questo non fa mai male. Minchia, mi sento io morto adesso. Trasformato. E che spara da qua dentro, scusate? Lo sembrava. Ok. Piastrina delle luci. 25 ingranaggi buoni. Fammi ricaricare. Che perché i cattivi sono sopra. Quello è nostro. Cosa? Mi dispiace, ma finisco di ucciderlo prima. Sì, lo so come funziona il kit medico, zio, non ti preoccupare. Ora ce n'è uno lì. E uno là. Bastardissimo. Pagherai per questo. Merda. Scappa. Minchia, un altro kit medico mi tocca far fuori, che palle. Guardami le spalle. Tommy, coprimi. Fammene creare un altro.
minchia, oh. Addio banchetto. Guardami le spalle. Cosa? Mi ha sparato da vicinissimo, merda. Li vediamo. Andiamo. Un coglione. Dei banditi entrano nell'edificio. Potete uscire. Siamo in trappola. Veniamo a prendervi, restate. Ellie, nasconditi. Maria, merda. Bello, un kit medico e c'ho tutta questa parte esterna da farmi. Che grande che sono. Però potrei cominciare così. Che ne dite? Esattamente così. Che è qualcosa. Ammettetelo, è qualcosa. Ok, ce n'è uno laggiù. Merda, non si fa vivo. Stanno combattendo sul ponte, andiamo! Tommy, coprimi! Un po' nella merda. Via. Ok, il tuo l'hai fatto. Il tuo l'hai fatto. Salta giù. E non ho perso vita, incredibile. Kenny l'ha occupato. Attenzione! Fuori dai coglioni. Fuori un altro. Che quest'arma qua, ragazzi, è incredibile. Ammazza tutto e tutti. Nessuno mi lascia niente? Maledetto te. Oh, coglilo. Niente, non lo coglio. Se il palino non è completamente nella figura, vaffanculo. Vieni. Due. Oh, però potenziata quest'arma è incredibile. Due con uno. Però nessuno è morto. Adesso sì. Eccoli quei figli di puttana. Potresti lasciarmi proiettili invece che alcol? Dietro di te. Joel, fai quello che devi. Prendiamoli. La passerella. Merda. Morto, grandi. Aspetta un secondo però. Cazzo, ma qua ci sono già stato, che coglione che sono. Vieni, arrivo. Scusa, colpa mia Tommy, colpa mia. Dove sono? Uno è lì. Ok, cambia arma. Tommy, coprimi. Un colpo, due colpi, ok. Si può aprire questa? No. Cos'era? Merda, ultimo kit medico, se ne va a fanculo, bello. Tommy, coprimi. Meno male me ne posso creare uno.
Vaffanculo! Oh, così si fa. Quel pomper bastardo. Ma come? Ho capito. Mali estremi, estremi rimedi. Non posso più spiegare kit medici. Ma si fa così. Godo. Maria! Sto bene! La ragazza è con me! C'è mancato davvero un niente. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel! Oddio! Arrivavano da tutte le parti, poi Maria ha detto dobbiamo scappare, ci siamo tuffati dietro. Senti, i tavoli, è un tipo enorme. Piano, con piano, ascolta, ehi, sei ferita? No! Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no, digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Conosco quelle strade, ci sono state migliori. Dopo. Certo. Ne basta una. Una cazzata. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua. Dovesse succedergli qualsiasi cosa. Che stronza, però. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. E chissà perché non c'è più. Vero? Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo, da che parte?